Ho riletto questa biografia dedicata a Ignazio Silone. Il titolo, Silone, l'avventura di un uomo libero. Gli autori sono Ottorino Gurgo e Francesco Decore. L'editore è Marsilio. Attenzione, questo libro lo acquistai negli anni 90, costava 19.000 lire. Adesso non so se è ancora disponibile e a che prezzo. Forse è possibile trovarlo scontato da qualche parte. Da ricordare che questo canale recensisce anche libri che non sono più disponibili o difficili da trovare. È una sua caratteristica. Essendo matto, faccio quello che voglio. Una biografia su quello che io, e non solo io, considero uno dei massimi scrittori italiani del Novecento. Un lavoro scrupoloso che abbraccia la vita dello scrittore abruzzese, ma mette nella giusta luce il suo contributo non solo alla letteratura italiana, ma anche alla politica di questo paese. Silone fu amato e apprezzato soprattutto all'estero, almeno agli inizi, e solo nel dopoguerra le sue storie furono pubblicate in Italia. Per evidenti ragioni, il regime fascista non è che andasse pazzo per i suoi libri. Eppure viene ignorato da buona parte della critica sino agli anni 60, anzi, si arriva a dire che il suo successo all'estero è il risultato della ritraduzione delle sue opere, ottenendo così il bel risultato di definire idioti alcuni dei più importanti editori europei o statunitensi. Quello che emerge però è soprattutto il Silone politico nel senso più nobile del termine. Abbandonato il comunismo di cui fu per anni assieme a Palmiro Togliatti uno degli elementi di punta, resta e si dichiara socialista. Ma un socialismo che non deve andare a rimorchio del Partito Comunista e che semmai deve tagliare via l'esperienza leninista e tornare a prospettare la giustizia e la libertà sganciate dalla burocrazia partitica e dalle ideologie. Quella burocrazia e quella ideologia che assieme alla brama di potere lo condussero alla fine a dire addio al comunismo, finendo per essere considerato e chiamato pubblicamente traditore, rinnegato e denigrato, non solo lui ma anche la sua opera, per anni, con la segreta speranza che lui alla fine ritornasse, cosa che non avverrà mai. Fa impressione vedere Silone parlare già negli anni 60 di partitocrazia, dell'occupazione dello Stato da parte di tutti i partiti politici che ha avuto come effetto deleterio la riduzione degli italiani a un popolo servile che usa la politica per sistemarsi e non come strumento per risolvere ingiustizie o disparità. Tutto questo lo scriveva Silone in quegli anni lontani. Poi negli anni 90 con Tangentopoli abbiamo visto l'effetto di quella degenerazione che dura ancora adesso. Questo è uno degli aspetti che dovrebbe convincere un po' tutti, se non a leggere questo libro, almeno a riscoprire la sua opera straordinaria. Fino all'ultimo Silone resta un inquieto. Si batte sempre contro il conformismo. Crea, assieme a Nicola Chiaromonte, una delle riviste più importanti del dopoguerra, Tempo Presente, che negli anni ospiterà i più importanti nomi del panorama nazionale e soprattutto internazionale. Ma questo non le impedirà di arrivare alla mesta chiusura, poco distribuita, ignorata dalla cultura con la C maiuscola, avrà solo qualche migliaio di abbonati che non permetteranno di sopravvivere ai costi sempre maggiori. Silone cerca anche con determinazione il confronto con gli scrittori sovietici, ma non sono affatto tali, bensì funzionari del partito spediti a ripetere slogan su slogan. Scopre una enorme affinità con la filosofa francese Simone Adolphine Weil, che rende il suo ritorno al cristianesimo, lontano però dalla Chiesa cattolica, più consapevole e maturo. Da non dimenticare il lungo soggiorno di Silone in Svizzera, che lui ricorderà sempre con enorme affetto. La Svizzera, nonostante la burocrazia un po' spigolosa nei confronti dei fuoriusciti politici come Silone, fu un passo fondamentale per la maturazione dello scrittore abruzzese. E a Zurigo, la città dei banchieri, ma soprattutto straordinario crocevia culturale tra le due guerre e anche dopo, che Silone ha occasione di studiare, incontrare, conoscere, anche amare. Tutti elementi che gli permetteranno di stringere amicizie e rapporti e diventare una delle voci europee più ascoltate e stimate. Non credo di avere il potere di convincere la casa editrice Marsilio a ristampare questo libro, anche perché di certo andrebbe rivisto parecchio. Ma forse ho il potere di spingerti a leggere, se non questo, gli altri libri di Ignazio Silone.
Alla prossima!